Andiamo avanti con di nuovo un'altra notizia da no comment, da cadere le braccia. Le regioni nei mesi scorsi si sono incontrati, i rappresentanti dei commercianti, delle ASCOM, assessori al commercio e ai negozi, chiamiamoli così, hanno stabilito il più possibile di uniformare la data di inizio dei saldi, soprattutto le regioni vicine, ad esempio il vecchio triangolo industriale, quindi la Lombardia, il Piemonte e la Liguria. È stato deciso il 5 di gennaio di iniziare i saldi. Dopo che è stato fatto questo accordo, naturalmente i lombardi, che di commerci, di lavoro, di iniziativa, di intrapresa se ne intendono, ci hanno ripensato, hanno detto: ma scusa un po', ma perché dobbiamo iniziare lunedì 5 e non venerdì 2? Così prendiamo dentro subito il weekend, il primo weekend dell'anno. E quindi hanno modificato dal 5 al 2. La Liguria cosa ha fatto? Ha cambiato subito anche lei il calendario? No, tutti a piangere, a disperarsi, a dire: oh guarda, hanno cambiato le carte in tavola, si era deciso il 5, adesso loro lo fanno il 2. Ma chi ti vietava di spostarlo al 2 anche in Liguria? Ma il bello, seguite il ragionamento, è che anticipando al 2 in Lombardia, sapete che tanti liguri hanno l'abitudine non solo di andare agli outlet, ma anche di andare a Milano quando ci sono i saldi a fare degli acquisti nei negozi, un po' quelli con le grandi firme, no? Quelli importanti che magari a Genova o nel nostro territorio non ci sono. Quindi, iniziando tre giorni prima, è naturale che tanti si sposteranno, ma non solo, c'è un'ulteriore beffa oltre il danno. Che i milanesi che saranno qui nel Tigullio a trascorrere le vacanze anticiperanno il rientro per essere subito per i saldi, perché da un lato si dice non servono a niente, dall'altro poi si vedono delle resse terrificanti di gente assatanata per comprare ai saldi. Quindi la Liguria, iniziando il 5, ne ha un danno, perché i liguri andranno per tre giorni in Lombardia, qualcuno anche in Piemonte, ma soprattutto in Lombardia a comprare. E i turisti lombardi e piemontesi che si trovano in Liguria partiranno prima, e quindi sì che si portano anche la carta igienica da Milano i turisti che vengono nel territorio. Magari però in tre giorni una lattina di Coca-Cola la potevano anche bere. Ecco, questo tanto per farvi un po' ragionare su questa mentalità sempre addormentata, sempre di arrivare in ritardo. Quelli hanno cambiato, e va bene, nel commercio, il commercio è una guerra, si è deciso una cosa, hanno cambiato, allora lo cambiamo anche noi, ma ci vuole poco, un po' di grinta, qui si dorme, si piange, ci si piange addosso, sempre, sempre, si mugugna e basta.